Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Allora, in questo video breve vi parlo. Allora, innanzitutto che ho intenzione di fare la live, il ritorno delle live il 30 marzo. Sì, questo è la fine di questo mese, sabato 30. Vi dico il giorno. Allora, poi mezz'ora, un'ora, quanto volete. Poi, allora, in questo video parliamo dell'abbandono di cane. Allora, io vi premetto che per me è già una cosa brutta abbandonare i cani già iniziando. Però vi dico che quelli che abbandonano i cani anche per andare in vacanza fanno una cosa anche sbagliatissima e vergognosa, perché abbandonare i cani delle, diciamo, bestie, scusate il termine, degli animali indifesi, cioè degli animali indifesi, non mi piace. Cioè dei cani, degli animali indifesi, mi dispiace. Cioè, intanto per me gli animali sono sacri, che sia cani, che sia gatti, perché io ho un gatto, che sia cani, gatti, però comunque avete visto il mio gatto. Comunque vi dico, non fate insulti sul mio taglio di capelli, perché li ho lavati. Anzi, vi dico, se non vi arrivano le notifiche, attivate la campanella, perché quella sottoscriviti, attivate, perché molte volte non ho ricevuto molti commenti, se non avete, cioè se avete voglia di iscrivervi, bene, se no lasciate perdere. Allora, partiamo dal fatto che l'abbandono dei cani è una cosa brutta. Io sono contrario, abbandoni perché vai in vacanza e ti guadi. E brutta e anche spudorata, perché abbandonare i cani. Però cosa non posso dirvi? Quelli che abbandonano i cani fanno anche un gesto brutto. Cioè, io su un canale che non posso citare, non posso dire il nome, scusate la mia mano, Ho visto uno scherzo dove dicevano abbandoniamo il cane per andare in vacanza, per far capire a quella gente, cioè alla gente, cioè delle persone, di queste persone che abbandonano i cani, ma cioè ovviamente non era uno scherzo, però è simpatico, però scusate il momento, se si fanno capire, l'hanno fatto capire, ma io vi dico una cosa vergognosa. Io penso che quelli che abbandonano i cani sono delle persone senza cuore, per primo, e senza anima, perché no, non puoi abbandonare un gatto, un cane, quello che sia, in mezzo alla strada, cioè mentre vai. Magari anche dei bambini li spezzi magari il cuore, piange magari. Cioè, io sono contrario su questo abbandono dei cani, perché tu non puoi abbandonare i cani. Allora, raga, non so su sto argomento quanti commenti ce ne saranno, però io ho provato a farlo e spero che vi piaccia. E cioè, cosa potrei dirvi? Allora, a parte attivate la campanella, questo è l'argomento principale. Poi delle live ho detto, c'è il rumore, scusate, delle live ve l'ho detto e
Spero che vi piaccia. Vabbè. Comunque, sto cercando svariati argomenti da trattare perché è difficile trovarli. Perché molti li ho già fatti ed è molto difficile trovarne ancora altri. Vabbè, raga, io spero che il video vi sia piaciuto. E passate sotto nell'info box nei miei social. Niente, spero che vi sia piaciuto. E niente. Allora, aggiungo che cioè alle persone anche che al maltrattamento di cani è una cosa brutta. Ho visto dei video che li legano con delle fascette, è brutto, sti cani che abbaiano. Spero che siate d'accordo con me che l'abbandono dei cani è una cosa molto brutta. E spero che il video vi sia piaciuto. Ciao. Passate sotto. Ciao.